subito Bowman a correre in contropiede fino in fondo. Kai Bowman, che spettacolo, un paio di dietroschiena volanti, 6-0, e questo il percorso a ostacoli. Riceve in questo momento ancora Robinson, in qualche modo rimane padrone del pallone, trova il canestro, arriva anche il fallo di Singlin. Tenza di questa sfida contro l'Epic Casa, ancora della Nutribullet. Olisevicius, step back per tirare da tre punti, arriva la tripla di Olisevicius. Da Trevigiana in questo momento davvero grandi playmaker, questa volta con il pop up di Olisevicius che non riceve. Robinson questa volta gli ruba il pallone Jackson, poi si invola in contropiede. Brindisi, Bowman non è d'accordo, qui il contropiede vola Singlin, Bowman dice di no, si gira, mezzanotte, in qualche modo trova Olisevicius, Polikep per Harrison da tre punti, a segno, si sblocca D'Angelo Harrison, pronto ad arrivare il blocco di Lajewski, Jackson lascia sul posto mezzanotte, la stoppata del 27 minuti. Mezzanotte di nuovo per Harrison, poi attacca fino in fondo Zanelli con la mano sinistra di recuperare visto che era rimasto a terra. Che canestro che ha fatto Alessandro Zanelli, 7 rimbalzi. È ovvio che qualcosa manca e lo dicono i 17 punti di scarto, ora 20 perché arriva la bomba realizzata, 1 su 1 da 2, 2 su 2 da 3. Poi l'intercetto di Bowman, si invola Bowman contro la difesa di Brindisi. Fallo e canestro di Kai Bowman. È arrivato il canestro di Kai Bowman. 2 su 14 al tiro e 1 su 2 ai tiri liberi per un incubo, mentre Bowman è già dall'altra parte. Kai Bowman vola lassù in cielo. Tari, tanto ci rigustiamo il volo di Bowman, dice alla sua Treviso di attaccare perché ce n'è bisogno, anche Shakota dice alla sua Brindisi di attaccare. È ovvio che con tanti giocatori americani in campo non è neanche semplice perché non sono abituati al concetto.